Un'area recuperata come quella del parco della Valletta del Torrente Corno, destinata a diventare un'oasi per il relax e il divertimento dei goriziani. Il sopralluogo congiunto del sindaco di Gorizia Ziberna e dell'assessore regionale all'ambiente Scocimarro è servito a fare il punto della situazione, sono per che da uno stanziamento iniziale di 20 milioni di euro si arricchirà di ulteriori interventi come aree picnic per le famiglie e skate park, grazie a un risparmio di 2 milioni sui fondi a disposizione. La Valletta del Corno sarà stupenda, in quella direzione avremo quello che abbiamo proposto all'amministrazione regionale, una zona picnic, ma avremo zona per lo skate, zona per attraversamenti con ponticelli, attraversamenti sotterranei, abbiamo stupendi bunker della prima guerra mondiale e abbiamo letteralmente un parco, come fosse un parco del Cormor, come fosse un bosco romagno nel centro della città, accessibile direttamente da 7 ingressi. Nell'area del cantiere è nato un intervento che andrà a risolvere da una parte il problema di natura idraulica relativo alle esondazioni del Corno, dall'altra quello ambientale connesso alla bonifica del torrente, eliminando il disagio creato dai miasmi provenienti dalle acque nere. Parco centrale nella città di Gorizia e andrà anche a cavallo col confine, perché andremo con l'opera successiva nei prossimi mesi a captare con dei tunnel, con delle talpe, appunto, delle acque che viceversa in caso di bombe d'acqua andrebbero nel fiume, nel torrente e poi andrebbero riversate nella città di Gorizia. Quindi un'opera sia dal punto di vista di risanamento ambientale che anche di restituire alla città un parco, anzi per la prima volta rendere fruibile nel senso del terzo millennio dell'ambiente, di andare veramente a portare un beneficio a tutti quanti. Dunque l'impegno del sindaco Ziberna sui tempi in cui veder riportare a nuova vita un'area un tempo degradata del goriziano. Contiamo di riuscire a realizzarlo entro l'estate del prossimo anno e perciò naturalmente sarà un invito per tutti a frequentare questo polmone verde di Gorizia.